questi fatti, sì, va bene, però ci sono anche è un'idea tanti, progressista purtroppo che dietro fa questi sorridere. fatti, sono tanti, se ne possono elencare tanti. C'è questo disegno di legge Pillon, c'è il ministro Fontana, il ministro della famiglia, che oggettivamente assume posizioni molto curiose. Dietro tutto questo c'è un filo rosso che si chiama diritti. Allora, c'è un gruppo di persone nella Lega che fanno capo a questo ministro, al ministro Fontana, che purtroppo, come dire, segnano dei passi indietro enormi rispetto ai diritti. Diritti di tutti e diritti della donna. Perché c'è un, cioè, un famoso filo diritto rosso. Ad avere figli. No, non c'è il diritto dei figli ad avere il padre e madre. Il diritto di scegliere di fare e di essere quello che si vuole, certo, rispettando la legge. Dubbio. Capito? Quello è un diritto sacrosanto. No, la legge di fare figli, diverso, di non farli, di adottarli, di farli con l'inseminazione. Questi sono diritti rispetto ai quali ma questo dove? Paese non vuole retrocedere. E nella Lega purtroppo c'è un pezzetto, perché poi mi risulta che comunque Fontana è vero che è molto amico di Salvini, però veramente ogni volta che Fontana apre bocca arriva il comunicato di Via Bellerio che dice parla a titolo personale. Quindi Fontana conduce la sua battaglia, ha un nucleo molto forte di consenso in Veneto. Ricordo che il Veneto, per esempio il Consiglio Comunale di Verona è riuscito a fare delle cose, ha fatto dei passi indietro pazzeschi per quello che riguarda aborto, eccetera, eccetera. Quindi c'è un tema purtroppo lì che ha fatto il Consiglio Comunale di Verona? Perché sono stati finanziati in Consiglio Comunale a Verona, sono stati finanziati una serie di attività di queste fondazioni pro vita, che ed è vietato? No, però no, credo dietro, che sia siccome dietro i gruppi pro vita c'è un intento specifico di limitare e anche di più tutto quello che è una libera scelta di abortire, no, di attuare la legge 194 dall'inizio alla fine, ci sono una serie di fatti che stanno accadendo in questo paese su questo, ma il disco rotto voi dovete smettere di essere ipocriti, perché siete ancora una mentalità per cui la donna è oggetto e sesso e questo e quest'altro. Ma dove l'hai visto il suo film? La cronaca, quella che non volete raccontare. Facciamo che tutti gli uomini quando non si hanno ragione si scade nell'insulto.